Salve, oggi proporrei una lezione sul marketing. Il marketing è il complesso delle attività volte ad approfondire la conoscenza di un mercato potenziale ed organizzare la vendita nel modo migliore. Serve qualcosa? Cosa stai dicendo? Cosa devo scegliere? Amico. Il marketing è la capacità di fare mercato, cioè di soddisfare i bisogni del consumatore con dei beni materiali o immateriali. Almeno spiega cos'è il mercato. Il mercato è l'insieme delle domande e delle offerte dagli acquirenti e dai venditori. Ci sono due tipi di mentalità dell'azienda. La prima è quella che tiene il prodotto al centro dell'attenzione e la seconda è quella che segue i criteri del marketing. Questi sono utilizzati in un processo di marketing diviso in quattro fasi. Nella prima fase, l'azienda deve conoscere il mercato e i suoi bisogni. Nella seconda fase, valuta se è in grado di soddisfare quei bisogni con un prodotto o con dei servizi. Nella terza fase, non è introdotto il marketing visto che si tratta della elaborazione del prodotto. Nella quarta fase, ovviamente, viene controllato il prodotto e corretti eventuali errori. Il marketing mix è composto da quattro punti: il prodotto, il prezzo, la distribuzione e la comunicazione. Questo è un prodotto. Il prodotto è un bene che soddisfa i bisogni dei consumatori in base alla loro categoria, che si divide in... però c'è scritto tutto male lì. Allora, come dicevamo, questo è un prodotto. Il prodotto è un bene che soddisfa i bisogni dei consumatori in base alle loro caratteristiche. Si possono dividere in base al loro business, alla loro lunghezza di vita, alla frequenza di acquisto e infine al loro grado di conoscenza. Oppure conoscenza della marca, insomma. Questo è il prezzo. Il prezzo è il valore del bene o del servizio attribuito dall'azienda o dalla... Chi è? Il fattorino, va! Azione! La distribuzione è il transito del bene dal produttore al consumatore e si divide in tre tipi. Il canale diretto è un semplice passo che fa il bene dall'azienda al consumatore. Nel canale corto il prodotto passa dall'azienda al punto vendita e infine al consumatore. Nel canale lungo invece il prodotto compie un tragitto più articolato e quindi più costoso. Dall'azienda passa al grossista, dopo al punto vendita e infine al consumatore. La comunicazione infine serve ad invogliare il possibile consumatore all'acquisto. Posso vedere la scena? Sì, è tutta tua. Ciao!